Messaggio di pace, una richiesta alla Russia, alla Siria di Assad, ai ribelli di chiudere la fase dei bombardamenti, sedersi a un tavolo per impedire che continuino a morire i bambini di Aleppo. Questa iniziativa parte dopo un incontro che ho avuto, dopo aver ricevuto una delegazione che veniva da Aleppo e che mi ha fatto vedere i disegni di questi ragazzi, e sono messaggi di pace con tanti bambini che disegnano la voglia di pace, che raccontano le loro sofferenze. Siamo stati in contatto con loro, questo hanno cantato loro per noi, e i ragazzi della chiesa caldea di Bruxelles hanno cantato per loro, ci hanno raccontato le loro drammatiche giornate, e noi faremo di tutto per cercare di impedire che queste drammatiche giornate continuino, ma anzi si trasformino in giornate di pace.